Allora, Brignoli starà fermo qualche giorno perché ha avuto un problemino muscolare in settimana, quindi lo valuteremo strada facendo, insomma, non è una cosa di grave entità, però è una cosa che se non curata o affrontata nel migliore dei modi con tutte le cure del caso potrebbe poi generare un problema maggiore. Quindi, non sappiamo ancora quanto saranno i tempi di recupero, però non saranno ovviamente lunghissimi. Per quanto riguarda Acampora, è a disposizione, sarà a disposizione anche Desi, che oggi si è allenato con la squadra, ovviamente la condizione è precaria, perché ormai sono 3 settimane che non lavorava con noi da Cittadella, quindi però riaverlo in gruppo è stata una bella notizia. Oggi ha rilavorato parzialmente con la squadra anche Mancini e della settimana prossima, se tutto va bene, dovrebbe rientrare e poi basta, credo. Quindi Mancini e Brignoli no, No, né Mancini oggi né per, visto che è a 72 e Brignoli. Sì, ore. esatto. Ma Rosati sì, da un po'. sì, sta bene da un po'. Vi avevo detto tempo fa che c'è un discorso di lista, per questo non era convocato, non per un discorso tecnico. Avendo un numero limitato di giocatori over, abbiamo fatto la scelta dolorosa ovviamente di lasciare fuori un portiere perché è l'unico ruolo dove si può cambiare strada facendo. Quindi il motivo della sua non convocazione era legato solamente a questo. Certo. Vorrei sapere da te i punti deboli e invece gli altri meno deboli del Vicenza. Ma i punti deboli, vedendo quello che hanno fatto nel giro di ritorno, è una squadra che comunque sia se la gioca a viso aperto. Ha tanti giocatori offensivi perché gioca spesso con un trequartista, due esterni, una punta e anche centrocampisti che amano attaccare lo spazio, inserirsi. Quindi insomma non è una squadra che starà lì ad aspettare insomma, le nostre sortite per giocare di rimessa. Credo che sarà una bella partita proprio perché si affronteranno due squadre che giocheranno a viso aperto, dovremmo essere bravi a limitare quelle che sono le loro qualità, cioè la velocità negli attaccanti, le ripartenze, le giocate tra le linee e cercare ovviamente con il nostro palleggio, magari con la nostra manovra, di riuscire a impensierirli. Siamo stati abbracciati all'andata e ci siamo salutati e abbracciati l'altro giorno, ci saluteremo e ci abbracceremo domani a prescindere di cosa. Fate una chiacchierata, un saluto solamente parlando di quella che era stata l'ultima partita, dei nostri risultati e poi insomma c'erano lezioni, quindi non è che c'era grande tempo per chiacchierare.